Ciao a tutti, che benvenuti a una nuova cosa mia. Io sono Max Preda e voi siete su Smoke Weed Every Day. Torniamo con un altro episodio di Metro Redux. Cerchiamo di andare avanti in questa follia assurda. Proviamoci. Ciao gamer, siamo tornati qui su Metro Redux. Ovvero la prima parte di Metro 2033. Quindi cerchiamo di procedere attualmente qui. Dove ce l'ho lasciato? Se ne vada! Fuori, dai, fuori! Ok, non è proprio molto ospitale come zona, Ma lei, ma si può gentilmente levare dalle palline? Grazie al cielo. Sì, corri. Niente. Spento. Dove vai, okay, amico mio? Ti ci posso portare per 50 pallottole. Certo. Così ce l'hai fatta, Artyom. A dire il vero, ne dubitavo. Gentile. Hai trovato qualcosa? Sì. I piani, i documenti. Lo sai davvero. Ok. Si parte. Come on! Allora, dove andiamo? In chiesa. Artyom, il nome Khan ti dice qualcosa? Ci ha aiutato a trovarti. Ancora non so come abbia fatto. Khan, cosa hai sentito? Il vecchio barbone era, no? Non era morto il vecchio barbone. Un po' di musica? Certo! Certo, vai! Vai! Siamo in tre? Manca ritmo, ci sta! Eccoci qui. È finora l'unico avamposto umano quassù. La base è Sternam Spartan. Ah, c'è un eroe. Nel frattempo esaminerò i documenti che hai. Ok ragazzi, questo episodio sarà un'esplorazione di questo avamposto. E vediamo un attimo cosa c'è. Il monitoraggio delle trasmissioni radio. Speravamo di metterci in contatto con i bunker governativi al di là degli Urali. Ma quei bunker erano stati i primi ad essere colpiti. All'inizio il nemico non prese di mira. Si può proporre questo bunker? Voi che fate? Niente, analizzate. Captai anche un sacco di roba. Qua non si può entrare. Arrivavano trasmissioni da altri. Qui c'è niente, posso prendere. Ah, ecco qua, c'è un una nota. C'è un nuovo appunto. Lei vende armi, immagino, Ciao. Non so come. Prendi tutto quello che vuoi. Gratis? C'è problema? Gratis? Completamente gratis. Bello. Ma vediamo cosa puoi la metropolitana non ne trovi di roba come queste. Equipaggiamento militare di ultima generazione. Analizza. Questo l'ho già messo. Questo no, ma direi che vanno bene. Queste vanno bene. Il costo in sangue è altissimo, lascia che te lo dica. Questo grazie il D8. Questo ce l'ho. Non mi va bene quello lì. Ok, per le canne c'è già il silenziatore. Ma il laser non mi serve tanto. No, ok, lasciamo stare i laser. Andiamo ancora a cercare un po' in questo posto. Lei cosa fa? Ehi, Artyom. Mi dica. Ehi, Artyom. Ah, in modo posso di salutare la gente nuova. Tutti, ehi, Artyom. Ok, allora, siamo qua. Ok, lì c'è uno zio. Mi sembra qua parte un filmato, mi sembra. Perché è abbastanza piccolo il posto. Qua c'è un appunto. Prendiamolo. Ciao zio. Ah, Khan. Ciao Artyom. Te l'avevo detto che ci saremmo rivisti. Khan. I Ranger hanno allestito una base niente male. Sono notato. Ho saputo che non hai ottenuto aiuti dalla Polis. No. Qual è la tua prossima mossa? Far la consegna tutto. Del silenzio. Ti stai trasformando in un Ranger. Guarda bene la strada che hai imboccato, Artyom. E sii consapevole della sua destinazione. Esploderà tutto. Si raccoglie quello che si è seminato, Artyom. La violenza produce violenza. Sì. La guerra, altra guerra. Lo e so. La morte porta solo morte. Lo so. Per spezzare questa catena, agire senza dubbi o ripensamenti, non basta. Quindi... Bene, Artyom. Ho chiacchierato anche troppo. Bene, quindi? È ora di andare. Ok. Addio. Addio. Sì, perché immagino... Se ne va?
Ah, si gira e basta. Va bene, avvocato, non si preoccupi. Ci penso io sopra il mondo. Lei si faccia gli affaracci suoi. Qua sotto? No, questo è l'ingresso. Devo parlare con Lurisa. L'altro barbone, qua hanno tutti la barba. Ciao, zio. Non c'è un granché di utile qui dentro. Solo qualche indizio, anche se indica una via per il D6. Allora, quella è la nostra destinazione. Ok. Sei pronto? Non sono pronto. Preparati, Artyom, e sfrutta questa occasione per conoscere Vladimir. Chi è Vladimir? Chi è questo qua? Sì, beh, ma se non posso andare da nessuna parte, a questo punto dico che sono pronto, perché ho parlato con lui. Qua sotto non c'è l'uomo che vende le munizioni, ma c'è solo quello che personalizza armi. Quindi non so quanto ne valga la pena, anche se hai bisogno di un po' di rifornimenti. E no, niente, direi che posso anche andarmene. Posso dire che sono pronto, perché tanto non c'è nada de nada. Qua non c'è niente che posso prendere, no. Grazie. Direi a questo punto di andarcene fuori dalle palle, visto che questa è una stazione veramente messa male. Bene, dai, sono pronto, zio. Sei pronto? Pronto. Come te la passi? È tutto pronto, Ullman? La legna è pronta. Vladimir? L'attrezzatura è pronta. E voi, ragazzi? Pronti. Allora si parte. Beh. Se vuol dire che si parte. Tu? Che fai? Vieni con noi o fai finta di niente? Anche lei viene. Ok, ok, gentilissimo. Ciao, ragazzo mio. Bene, Artyom. Ho chiacchierato sì, anche lo so. Troppo. Esatto, noi ce ne andiamo. Forza, ragazzi. Alto spirito. Su. Via quei brutti musi dalle facce. Siate felici di morire per la madre patria Russia. Quando volete, eh. Ah, devo andare qua sotto. Cristoforo Colombo. Vabbè, ci andremo. Ok, tiriamo fuori. Diamo fuoco a tutto ciò che incontriamo. Sono i vecchi sotterranei della chiesa. Ok, infatti non vedo una beata sega. Cos'è la roba lì? Cos'è che l'è? Un tram? Stando alla mappa si può arrivare al D6 in vari modi. La via più breve è attraverso le strutture vicino alla Kievskaya. Proviamo di lì. Tra Kievskaya? Ho sentito strane storie su quella stazione. C'è stata un'esplosione nelle gallerie e molte persone sono rimaste sepolte vive. Mm. Si dice che siano sopravvissute, ma che non somiglierò più a esseri umani. Ah, occhio! Rivitvarioni! Una specie di nebbia. Cazzate, probabilmente. No. Ma certo. Che vuoi che ci creda? Vladimir ha perso tutta la sua famiglia nelle gallerie. E non ricorda come sia successo. Altra botta! Che succede? L'astinenza. Ehi, gente! Morto. Sono morto. Questo cos'è? Dove sono? Ah, qua c'è ancora l'alienos. Che immagino ci tenga a comunicare qualcosa. Zio! Che parte? Credi e continua a camminare. Beh, io credo che morirò se continuo a camminare. Chi è sto qua? Vabbè, io cammino, Questo chi è? Lei, scusi, a chi ha per l'appuntamento? Salve! Artyom! No, Artyom! No, devo continuare a camminare! Artyom! Che Cristo. Sono morto? No. Svegliati, Artyom, svegliati! Ma mi tolga sta torcia di dosso, per cortesia! Sposta la luce, lo stai accecando! Artyom, mi senti bene? Riesci a reggerti certo. In piedi? Certo! What is the problem? Artyom, cosa la droga! Succede a volte! Stiamo arrivando! Qui c'è un portello stagno! Ottimo! Fermatevi qui. Cazzo. Questo posto mi dà i brividi. Ragazzi, pronti? Dai un'occhiata al cancello. Siete pronti? Io no. L'unità di controllo è finita in mille pezzi. Tutte le linee sono isolate.
Vlad, prepara gli attrezzi. Dobbiamo aprire questa porta. Artyom, tu resta qui e coprici. Non vogliamo avere sorprese. Merda, lo sapevo. Devo andare tutto liscio. Bello. Faccia fiamme. Ok, Vladimir. Trova la carta nel primo blocco. Ulman, guarda qui. Prima colleghiamo i cavi, poi al mio segnale prendiamo gli interruttori. Pronti a fare una brustolata? C'è qualcosa là fuori. Qualcosa si sta avvicinando! Ma no! Ignoralo! Dinosauris! Fuoco! Fuoco giustenti? Ma sì, diamogli pure fuoco! Attenti, barboni! Barbecue, pronto? La carbonella! Mi scusi, la carbonella! Inizio a... avere problemini di pressione, e si carica qua la pressione. Non è solo, vada però, cortesia. Merda. Gentilmente, ma non è quando i colpi ha bisogno per morire. Droga. Colpo intero. Oh. Ok, gentilissimo, se ne vada. Vuoi scendere dal mio trenino per cortesia? Ah, da fuori dal coglioni, grazie. Dai, ragazzi, ce n'è soltanto uno, lo spiegai col figlio. Che tempo sei, Artyom? Oh cazzo. Presto, o saremo fottuti! Il cancello è aperto! No, ma via. Mi ha buttato via la merda, non si accende. Questo, ma come carico sta cosa? Devi mettere... Aia, andate a venire da qua, cortesia. Ma poi aia, quella roba lì. Ah, si è scontrata contro la porta. Vabbè. Sì, ma il mio mitragliatore dov'è finito? Scusate. No, dai, ma siete veramente dei fetenti, ma come avete osato far sparire il mio mitragliatore? Poi questa roba come la carico adesso io, così? No, non così, non la carico così. La carico così? No, la carico così. Ok, prepariamoci. La strada è lunga. Ok, ragazzi. Sì, ma se non spiegate come funzionano le cose. E cos'è? Merda. È proprio buio qui dentro. Ok, entriamo. Ok, ho capito. Carica, che vuole scoppiare. Ah, aspetta. C'è il mio fucile. Quasi, lo scambio al posto della pistolina. Esatto, qui c'ho lanciafiamme. 124. Vabbè, ponte sega. Abbiamo capito che funziona, teniamoci il fucile pompazza e procediamo. Diamoci una mossa. Ulman, tu comandi la squadra di assalto. Boris e Stepan, voi coprite il comico. Artyom e Vladimir, restate vicino a me. Che è il comico? Ok, procediamo. Perché tanta fretta, colonnello? Perché non ci sediamo a fumarci una sigaretta? Siamo troppo nervosi. Rifornirci tutto e accendere la lampadina. Sai bene. Avanti soldati, ci aspettano grandi imprese. Ovviamente andare a controllare in giro tutto quello che possiamo raccogliere, perché le munizioni ormai iniziano ad essere un po' scarse. Chiusa. Voi andate avanti, intanto voi fate quello che siete stati disfatti da fare. Gentilmente, ragnatele, via dalle palle, grazie. Ma guarda, qualcuno ha lasciato qui il nostro. Perché non ce lo teniamo per ricordo? Ma da che Fulman? Tornate alla base e finisci a pulire le gallerie con uno spazzolino da denti. Non sento niente, ma il problema è che bisogna anche cercare qua. Topi e granate. Cose che non ci servono. Ma qui tutti qua, sono andati così avanti? Aspettate, avvocati, un attimo, io sto guardando prima in giro se trovo qualcosa di interessante, di very, very, very interesting. Ok, ci siamo qua, quindi se non posso un attimino controllarmela. Lo scheletro di cui parlava, questo non posso aprirlo giustamente. Lo scheletro di cui parlava dov'è? Sarebbe interessante, magari.
magari aprirlo e controllare se dentro c'è qualcosa. Altrimenti non mi ha concesso. Niente, andiamo da loro, andiamo a vedere cosa c'è dalla loro parte. Eccomi. Ecco la prima sfida. Artyom, fai scattare quegli interruttori. Ti è calmo. Prima voglio cercare tutto quanto. Beh, che cosa buffa. Peccato che sia rotto. Qua un po' si apre. Di qua che devo andare per caso? Stiamo calmi, eh. Qua interruttori devo far saltare. Scusi, invocato. Questi interruttori? No, sono decisamente. Quella è una cassaforte? No, non c'è niente. Stai bene, Artyom? Sì, sto bene, sì. Sto cercando qualcosa. Sa com'è? La mia tendenza è l'esplorazione più forte di me in questo istante. Sto cercando di capire. E immagino. Tu non c'è da me. Qui. Cosa c'è qua? Armadietti? Armadietti con del nulla dentro, ovviamente. Ah, facciamo un altro armadietto. Ok, altre munizioni per il pompazza, molto utili, devo dire, perché il pompazza è la cosa più utile che abbiamo in questo gioco. In questi interruttori immagino di sì. Però prima di tutto io vorrei ancora dare un'occhiatina qua in giro, ma non c'è niente, almeno sembrerebbe non c'è niente. Attivo gli interruttori. Di energia. Ok, fusibili collegati. Non procede qua. Acceso io, qualcos'altro da accendere? Questo? Leva, finita a tirare su, c'è la leva. Ben fatto, Artyom. Ti sei appena guadagnato una medaglia. Colman, controlla la pozza. Oh no, io non ci vado. È buio da far paura là dentro. Sì, infatti è un po' buio. Ragazzi, calma, eh. Merda! Cosa? Come parli, soldato? Ma è proprio merda! L'ho appena conquistata! È un buon segno. È proprio merda. Non è affatto un buon segno. Se c'è della merda, vuol dire che qui dentro è rimasto qualcosa. Eh sì. Ah, dov'è? Dove sono? Non li vedo. Beh, ci pensate un po', capito? Dire che sono qua. Si apre. Aia. Puttana. Fate. Ma muoia, gentilmente, la ringrazio. Perfetto. Via libera. Sentite, la miglior difesa è l'attacco. Vladimir, resta con Artyom. E tu, ragazzo, stai indietro. Ok, andiamo. Tutti i rumori ci sono. Colonnello, non riesco a combattere in questo ambiente. Per la puzza, ho perso il senso dell'olfatto. Preferirei che perdessi il senso delle battute orrende, Ullman. Dai ragazzi, aprite il cancello, su. Sono stati i rumori sottofondo intanto. Eccoli! Dove? Ma che sono? Uno fuori! Eliminato! Uno fuori, eliminato! Aia! Alle spalle, stronzi! Aia! Cosa vuoi fare? Via, via! Un bicchierino per ogni Nosalis! Cosa ne dici, Colonnello? Saremo già ubriachi a questo punto. Diavolo, un altro commediante! Smettilo di ridere! Che brutti rumori. A destra. A destra? E qua, quale? Ai, ma lei mi scusi, mi ha un frapiso. Ai. Con la porta socchiusa. Ma sambrodissimo. Ma le parole dei nemici. Ragazzi, non so colpirlo. Come siamo messi in munizioni? 63, dai. Aia! Chi è stato? Chi ha fatto la cagata? Libero, colonnello! Da. Brutti ambienti, ragazzi miei. Aiutatemi voi. Ce la farei. Non vedo neanche un palmo dal naso. Spiegatemi come faccio a ammazzare qualsiasi cosa. Ah, io me ne vado. Via. Apri la porta. Ah! Muori. Dai, fatemi sotto, avanti un altro.
lo aspetto io. Ah, ci sono tre. Ah, si è morto. Ah, cosa vuoi da me? Aia, cosa vuoi? Creti, creti anche lei. Chi vi ha chiamato? Nessuno vi ha invitato. Per favore, fuori dalle balle, ragazzi. Libero, ragazzi, è vero. Sento quei rumori in sottofondo, eh. Mi sembra tanto libero a me, eh. A quanto pare ce l'abbiamo fatta. Dai un'occhiata a cosa c'è dietro quella porta. Apra, apra. Forza, forza. Ah, io direi, mentre lui apre, di caricare questa qua. Ok. Va bene, siamo carichi, siamo carichi. Apra, apra. Lassù, lassù. Dove? PG intanto, no? Sto troppo lungo. Scendilo, scendilo. No, basta. No, no, no! Archeon, cazzo! Archeon! Boris! Amico mio, perché? Era tuo amico, si è fatto saltare in aria, mi sa Boris. Stefan, basta! Non lo puoi aiutare, Stefan! Andato! Che bastardo! Siamo, Boris, prendiamo tutto. Giuro sulla tua memoria che non rimollerò un solo istante finché avrò vita! Spalco accusato. Quelle bestie maledette. Ok, è una stazione di pompaggio più avanti. È una pozza di acqua. Dobbiamo aprire la porta. Solo un paio di minuti. Ok, okay. Qua non c'è niente. Qua c'è qualcosa, perfetto. Munizioni e soldini. Ok ragazzi, ci siamo, vero? Siamo pronti? Un po' di più. Apra, apra. Apra, gentilmente, apra. Forza. È aperta! Dopo tre ore a maneggiare quella cosa, non tanto, eh. Maschere, maschera sia. Eccoci, cattivi e cazzuti, come al solito. Ok, munizioni, perfetto. Qua c'è un po' di schifo. Controlla la forza. Ehi, i compiti più invitati sono tutti per me. Già, c'è un po' di puzza qua, eh. Questa era la fogna generale di tutta la madre Russia, devo dire, perché ragazzi miei c'è del... Via libera, po'... andiamo. Andiamo, come on, come on, come on. Oh cazzo, oh, l'allero. Qui è brutta, è veramente brutta. Darò un'occhiata. Aspetta, ragazzi. Questo è qualcosa di no buono. Procediamo da questa parte. Ok, qua c'è un altro coso. Qua c'è una porta che non posso aprire. Però a questo punto lo andrei a vedere. Allora sono ultra indietro. Non indietro, sono ancora qua loro. Ragazzi, e adesso che facciamo? Laggiù c'è un passaggio. Non abbiamo altre possibilità. Muoviamoci con cautela. Che cos'è? Maledetti Nosalis, ci hanno scoperto. Sarebbero, ti vedo io. Vabbè, ci sono due, dai, anche da soli in più. Tanto che ci sono scusate. State, state, ma vaffanculo, ma vaffanculo. Niente, si può fare? Sì, grazie, ma è il mio problema. Mente, devo ricaricare. Ho finito il combustibile. Aspetta ragazzi, missione avvicinati e uccidi. In questo modo, ma molto. Che lei, ovviamente, tre. Tre o tre. Bene, piano B. Piano B, in atto. Fate il fuoco a volontà. Cosa fai? Aia, aia, mi hanno incastrato. Adesso vieni qui. Aia. 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 Aia.
carica anche abbastanza rapidamente. Poi non vedo niente, pensando in faccia. Posto? Aia! Verso la fuga! Verso la fuga! Verso la fuga! Perché io sparo a caso? Posto? Via, via, non vi fermate! Cazzo, vediamo un po' lei. Forza, apriamo, apriamo. Apriamo per cortesia. Forza, su, un tecnico ci serve qua. Infostrada, sistemi un attimo sta linea, per favore. Questa è la porta del D6. Siamo arrivati? Pare proprio così. Ragazzi, direi che a questo punto, per questo appuntamento è tutto. Io vi rimando al prossimo appuntamento. Vi invito a mettere un bellissimo mi piace alla pagina, un bellissimo mi piace al video. Andate in descrizione sulla pagina Facebook e vedete un attimo le varie notizie del gaming che vi possono interessare. E un saluto a tutti i gamers.